Allora, cara Pecorella, io stamattina sono le 4 di mattina, mi sveglio presto. Stavo facendo il mio giro per vedere le prime pagine e qualcosa coglie la mia attenzione. È questo libro qua, ragazzi, ragazzi. Marco Pizzuti, vero? Il Deep State, i segreti dei poteri finanziari e delle multinazionali che controllano i governi. Ho detto, ecca la mosè divertimo. Quindi secondo lui sono le multinazionali che controllano tutto, si fa tutto solamente per soldi, non per ucciderci. Andiamo a vedere, ragazzi, che qui ci sarà da divertirsi, porca pupazza. Abbiamo a che fare con qualcosa di potente qui, ragazzi. Perché andiamo a vedere semplicemente quello che ci dà Google. Google ci dice che lui, Marco Pizzuti, vero, vero, se vuoi ingrandire, grazie, è nato a Roma, porca pupazza, ex ufficiale dell'esercito, dottore in legge con la L maiuscola, conferenziere, minchia. Ha venduto più di 200.000 libri. Ricercatore scientifico e sceneggiatore di cinema e teatro. Ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni dello Stato, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica. Insomma, uno di cui ci si può fidare, certamente, era. Quindi andiamo a, diciamo, entrare più in dettaglio nella sua biografia, perché mi sembra veramente una persona molto affidabile questo. Quindi lui, diciamo che, bla bla bla, ospite delle emittenti radio-televisive in qualità di esperto di incontro informazione. Ragazzi, siamo nel posto giusto, nel momento giusto. E, allora, fuori da ogni schieramento politico-ideologico. È in aperto contrasto contro l'attuale sistema partitocratico e elitario. Ragazzi, questo è il nostro eroe, eh? È contro l'elite. Lui è per un'amministrazione a misura di pecora e della moderna democrazia diretta modello svizzera. Ha partecipato anche al TED, magari dopo lo vedremo. Collabora con Italia 1, ragazzi, per il programma Mistero. Ai, 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 ai. Vende un sacco di libri in Spagna, Bulgaria, Romania, che posso ammazza. El Salvador, Guatemala, Honduras. Hai capito? Ha preso tutta questa nicchia di dove i poveracci, diciamo, sono attratti dalle sue minchiate, no? Ah, con libri famosi come chi ha davvero da guadagnare da tutto questo? Chi era veramente Benito Mussolini? Una vita davvero smart? Introduzione, criptocrazia. E gli ebrei di Germania, estratto da bla bla bla, seconda guerra mondiale. Il caso Roswell, gli UFO, pecora, gli UFO. Ravvicinati, incontri ravvicinati non autorizzati. Introduzione, evoluzione non autorizzata. Lui mette sempre questo non autorizzata per dire che, ragazzi, io sono contro il sistema. Porca puttana. Qui ha scritto anche un'intervista a Marco Pizzuti, quindi parla di se stesso in terza persona. Quindi, una persona veramente vivi, ecco. Qui parla dei suoi colleghi, diciamo. E prefazione di esperimenti scientifici non autorizzati. Porca puttana, ragazzi. Lui dirà ai topi del laboratorio che sperimentano su di loro. Minchia, che rivelazioni. Il Deep State. Ah, mamma mia. Andiamo, andiamo, che qui non c'è tempo da perdere. Vediamo se quest'oggi funzionano le scorciatroie. Vediamo, prova. Beh, mi piace, ragazzi, mi piace con questa tua sedia da gamer e questa camicia così che fa vedere il pelo che non ha, diciamo.
Ma guarda come mi si eccita la pecora che mi chiede i suoi libri, lui gli mette la firma, guarda, guarda quanta folla qui, ragazzi. Le bugie criminali dell'OMS, ragazzi, siamo al posto giusto. Fammi a toccare un po' il capello che mi diventi sexy, vai, così, così, fermo, fermo. Vai, che bello che parla pure di 5 grammi e di come questa rivoluzione tecnologica è vero, destinata a cambiare la nostra esistenza. Porca pupazza. Ragazzi, attenzione, parla anche dell'evoluzione. Sicuramente dirà che è una cazzata, no? Invece no, perché questa è evoluzione non autorizzata. Dall'uomo 2.0 alla matrice universale della coscienza. L'uo coscienza con l'H, vai che te la metto io qua l'H. Qui vediamo, l'uomo che conosciamo oggi è destinato a estinguersi solo in arrivo alle prime generazioni di uomini cyborg, porca puttana. Ragazzi, no comment. Il sentiero occulto del potere, ragazzi, siamo nel posto giusto e questa è la persona giusta, ragazzi. Beh, perché non parlare anche della dieta che piace così tanto alla pecora, no? Ecco, lui ci dirà come mangiare, pecora, come mangiare. UFO, perché adesso con Marco Pizzuti? Rivoluzione non autorizzata. Come cambierà il mondo? Scottanti rivelazioni sulla truffa globale della dittatura economica che tiene in ostaggio la pecora. Ma scusa, io pensavo che lui parlava dell'occhio della piramide, invece ancora che mi parla del potere finanziario, economico. C'è qualcosa che non va. Ma dai, ha collaborato anche con Montesano, l'altro tuo eroe a Pecorella. Dai. Non poteva mancare BioBlu, ragazzi, che qui gli ha dato quell'effetto sfocato per coprire la sua cameretta da gamer, diciamo. Ottima scelta. O del salone e spesso avevo come primo compagno l'odore di bruciato dei materiali isolanti sottoposti allo stress, allo shock E io dell'alta pure sento tensione. puzza di bruciato. E a volte mi capitava persino di percepirlo nell'insalata o nel ragù di mia moglie che oggi è qui seduta in mezzo a noi. Allora è stata possibile una simile amnesia storica e scoprì che a minarne la credibilità scientifica era stata la lobby dell'alta finanza per motivi di interesse economico Hai e in capito? Sta particolare il parlando di suo amico Tesla? d'affari, il banchiere John Pierpont Morgan. Eccolo qua. Quest'ultimo infatti era contrario alla tecnologia per la trasmissione di energia senza fili perché preferiva continuare a vendere Certo, costosi topo da cavi di rame laboratorio. necessari per idraulici. Ovviamente loro usano Tesla, no, per far vedere, guarda, no, le tecnologie che fra poco metteranno, no? Per farcela accettare anche noi, diciamo che abbiamo dubbi, le pecore, penso, eh? Guarda che bello trasferire energia senza fili. Il filo è cattivo, le onde sono migliori, pecora, perché con le onde ti possiamo programmare. E vendono queste minchiate così come roba così. Ah, Tesla è stato attaccato, ma le onde sono bellissime, fanno molto bene, non ci sono fili. Attenzione, ragazzi. Esperimento in diretta. Signori e signori, la corrente da mattina in giardino di Nikola Tesla. Bravo, 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 Grazie bravo, Marco. bravo, grazie Marco. Allora, in questa intervista qua lui parla di Benito Mussolini e dice che sì, è vero che la massoneria l'ha messa al potere, ma lui poi si è sbarazzato. Il volume è un po' basso, alzalo tu. Sentò la massoneria, ma appena poi conquistato il potere cercò di disfarsene, cioè passò invece dalla parte del Vaticano. E
Capito? Lui si liberò della massoneria una volta arrivato al potere, certo, il pupazzo che si libera dei maestri. Vediamo se riesco. Dai tempi dell'antica Roma esiste una lotta sotterranea tra potere finanziario e potere politico, pecora. Persino Cesare fu assassinato per cancellare le sue leggi contro l'usura. La lotta dell'elite finanziaria per la conquista del potere si è protratta per secoli all'ombra della storia ufficiale, ma qui Gianmarco ci svela tutto. Ha fatto emergere e crollare imperi, indebitato re, imperatore, nazione, diretto alla massoneria. Capito? Il potere finanziario, i soldi, ragazzi, comandano tutto, non i massoni. Stabilito casate di banchieri intoccabili, fondato nuove ideologie totalitarie, tutto per soldi, ragazzi. Finanziato entrambi gli schieramenti di guerra, fatto assassinare tutti i leader politici che erano di ostacolo, i grandi media, i parlamentari, l'unico modo per preservare il segreto e il controllo totale della popolazione, il Deep State, i segreti dell'elite. Eccoci qua, adesso scopriremo un po' di più. Ma no, dai, parliamo degli UFO, ragazzi, parliamo degli UFO. Se questi oggetti praticamente dimostrano che la teoria di Tesla era giusta, cioè nella concezione della relatività di Einstein l'antigravità non può esistere, mentre per Tesla, che era una forza, un campo di forza, poteva essere manipolata a piacere. Oh, signore. Sentiamo questo punto chiave. Secondo lui esistono altre forme di vita fuori dalla Terra, quindi non c'è Dio, conferma l'evoluzione, tutte queste cose qua. Ufologiche e quindi controllare tutto quello che, ecco, detto questo, però ritorno a ribadire che io credo fermamente nell'esistenza di altre civiltà che hanno influenzato peraltro la nostra civiltà nel corso del tempo. Buonanotte. Allora, vediamo che sì, pare che sia partito. Qui qualcuno lo contesta, diciamo, in questa intervista un po' vecchia. Sentiamo, uno gli dice: ma che è sta roba di Tesla? Non si conoscono gli effetti sul corpo di queste cose, queste onde, Credo esistere biologici. Diciamo sarà una che io sono appassionato, però non si parla mai di compatibilità elettromagnetica dei sistemi biologici. Scusate, questa diventa una cosa veramente, cioè sparare queste cose così, senza dire la compatibilità biologica poi degli esseri viventi, non solo l'uomo, ma tutto l'ecosistema, di questo non se ne parla mai. Io sono un patito di Tesla, sono 30 anni che lo studio, però certe cose all'epoca di Tesla, con tutto questo un secolo avanti, non si sapeva, non si conosceva. Sapete che per rimettere un'automobile sul mercato c'è l'istituto che certifica la compatibilità elettromagnetica all'interno dell'abitacolo? Allora, cominciamo a dire queste cose. Non è solo frequente, cominciamo a dire queste cose, dai, adesso non voglio contestarti. Ti leggo pure, per carità, però voglio dire, non spacciamo sempre tutto con il miracolistico. Io faccio un tecnico, non faccio, non vendo patate, capito? È certo, è molto complesso. Io ho detto solo, non lo spacciamo con il miracolistico. Io quando sento di enormi quantità di energia trasferita da una parte all'altra del globo, benissimo, sì, ma che è disabitato il globo? E allora? Insomma, non è che Dai, su, non spacciamo il miracolistico, quello che non sappiamo ancora quali sono le conseguenze. Se lei mi consente, prego. Tesla ci sono pochissimi manuali, hanno fatto pochissimi libri, la maggior parte ancora in inglese, No, e pochissime sono. non che questa pecora che parla sia intelligente, però insomma, gli ha messo il dubbio. Sentiamo che qui si fa sempre più animato poi il confronto. Di quel campo là non so qualcosa, di cui non sappiamo ancora nulla. È vero pure che se andiamo avanti con il principio di precauzione staremo ancora all'età della pietra, per carità. Però andiamoci piano. La pecora qua non sa, insomma, che tutte queste cose che si promuovono hanno uno scopo, diciamo. La pecora, ho detto prima, energie che si spostano nel globo. Insomma, è una pecorella, diciamo, è comunque un po' più sveglia dall'altra pecorella. Tipo, sentiamo un'altra pecorella che adesso si aggiunge perché è tutta confusa adesso perché lui ha messo il dubbio, no? Sentiamo. Un'altra cosa,
la divulgazione scientifica, poi le applicazioni commerciali anche che devono passare. Ho detto che ti leggo, quindi più di questo. Vabbè, grazie a tutti, vi saluto che io non ho capito niente. E lo so perché la... Cioè, è uscita fuori una pagola adesso che dice: ma io non ho capito niente, ma pagola! vuole qualcuno gli spieghi cosa è successo, che lo rassicuri, va tutto bene, pagola. Perché lei, come isla, a un certo punto, cioè, indipendente dell'aria, non ci capisco niente. Non ci capisci? Non ci capisci niente? Ma come la pagola? Non ci capisci niente, ma allora chiedi all'esperto, Pecorella, ti sarà tutto più chiaro, Pecorella. Con le interviste di BioBlu 24, saluto subito l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, Marco Pizzuti, ben ritrovato su BioBlu. Ciao Michele. Bene, ricordiamo allora Marco Pizzuti, ex ufficiale dell'esercito, scrittore e autore di diversi saggi che... Torniamo al mitico BioBlu, ragazzi, qui ci dice che questi evil finanzieri, cattivi finanzieri, sono stati al comando e volevano fare soldi. Già quando hanno ucciso Cesare l'hanno fatto per i soldi. Sentiamo, minchiate. E Bruto e il suo figliastro adottivo in realtà era un avido finanziere usuraio che aveva prestato enormi capitali all'isola di Salamina, l'isola greca, e che aveva chiesto un interesse del 48% annuo sul capitale prestato. E siccome Cesare era contro l'usura, poiché lui stesso aveva finanziato la campagna di Gallia e era stato costretto in quel caso a rivolgersi ai finanzieri, conosceva bene quelle che erano le pene poi da pagare nei confronti dei creditori che stavano riducendo sul lastrico la Roma imperiale, aveva fatto delle leggi appunto contro l'usura e l'aveva ridotta. Ebbene sì, capito Sorcino, abbiamo un altro eroe della pecora, Cesare. Però noi che ovviamente non siamo complottisti, ma vogliamo parlare per prove, per pistole fumanti. Ma come? Un'altra cosa, ma BioBlu, scusa. Di potere appunto economici, finanziari, hanno dei luoghi dove... Ma io pensavo che voi eravate complottisti come me. Gli esempi storici. Ma BioBlu, non mi abbandonare. Politica. Cioè, ma ci sono dei luoghi di ritrovo di questi gruppi. Dove si ritrovano questi? L'elite finanziaria? Sì, per fortuna ne abbiamo le tracce e le evidenze storiche. Dice. I documenti ci sono. E, prima faccio un esempio... lampante, la Federal Reserve venne costituita grazie a una riunione che ci fu a Jekyll Island, dove si riunirono... Senti, Marco Puzzetta, non si dice Island, cannaggia paiolella, Jekyll Island, cosa risentiamo. A una riunione che ci fu a Jekyll Island, dove si riunirono Jekyll Island, mannaggia la pecora, questo è l'esperto tuo, pecora, non sa manco parla. Quindi insomma, in poche parole, questo che dice sto clown, ragazzi, senza che la faccio lunga qua, che c'è veramente pochezza totale qua, è un trucco che usano sempre con noi, cioè far vedere alla pecora che si fa tutto questo per soldi. In realtà i soldi non sono il loro problema, quindi ti mettono davanti queste company, questi i banchieri e questi qua, in realtà questi sono strumenti che loro usano e si mettono di fronte alle pecore. In realtà lo scopo non è fare soldi, ma insomma controllo totale e poi alla fine ammazzarti, diciamo. Però se tu pensi che lo fanno per i soldi, ti incazzi con Bill Gates, con questi che ti mettono davanti, che tu pensi che fanno tutto per soldi e non pensi che magari lo scopo qua è più... Insomma, basta con Marco Pizzuti a Pradiar, Deep State, lui c'ha l'accento un po' romano, Deep State come uno stato profondo a influenzare la storia, la pagola, da BioBlu, pagola, che non sono complottisti. E quindi parola basso, abbiamo vomitato abbastanza con questo poraccio disperato.